IMRA progetta e fornisce ascensori, montacarichi, elevatori in genere, impianti e ausili per diversamente abili con un servizio di assistenza 24 ore su 24. Proseguono a ritmo serrato i lavori di adeguamento dello stadio comunale Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. Infatti, entro il 31 luglio, così come previsto dalla Lega Pro nelle disposizioni fissate per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, la Cavese dovrà inviare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi della FIGC tutta la documentazione relativa all'impianto sportivo di Corso Mazzini. Completati i lavori di sistemazione delle nuove torri faro e dei sediolini nei settori tribune distinti, all'appello mancano ancora soltanto piccoli interventi di rifinitura e l'installazione dei tornelli all'ingresso della tribuna. Come spiegato ai nostri microfoni dall'ingegnere Antonino Attanasio, dirigente del settore lavori pubblici del comune di Cava dei Tirreni, è in programma il prossimo 21 luglio il sopralluogo della commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, che sarà chiamata ad esprimersi sui lavori eseguiti. Siamo ormai prossimi alla definitiva conclusione dei lavori. Ci sono stati dei sopralluoghi preventivi, dei quali ringrazio per la tempestività e per la sensibilità il commissariato di pubblica sicurezza di Cava, il dottore Federi e il commissario Siani, e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che ci ha assistito in tutta la fase di progettazione e di realizzazione, e ieri appunto c'è stato un sopralluogo di entrambi per verificare l'andamento dei lavori, capire che cosa si potesse ancora migliorare, tutto questo per preparare adeguatamente il sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza che ci sarà molto probabilmente il 21 di luglio. Le torri faro sono state, come avete visto, completate, l'impianto è funzionante, stiamo ora provvedendo ai puntamenti, cioè a direzionare in maniera più adeguata possibile i singoli proiettori che compongono l'impianto per avere appunto un'illuminazione completa e del terreno di gioco e degli spalti, così che non ci siano zone d'ombra. È stata completata anche la disposizione dei seggiolini, che è abbastanza come da progetto, diciamo abbastanza soddisfacente. Il colpo d'occhio, sono girate anche delle foto, insomma avete visto, qualcuna anche presa dall'alto, è diciamo bello, posso dirlo sicuramente, e anche suggestivo a tratti. E è montato il gruppo elettrogeno, insomma mancano delle piccole opere di rifinitura che comunque hanno la loro importanza. La cosa, diciamo, l'ultima cosa veramente importante che manca, meno di queste opere di rifinitura, è la disposizione dei tornelli davanti alla tribuna, e questa verrà effettuata dal 15 in poi. Quindi il 15 arriva questo tornello, perché c'è stato un ritardo generalizzato nelle forniture, nelle consegne, determinato dal Covid, sapete, insomma, tutto quello che abbiamo vissuto, e quindi anche coloro che dovevano appunto rifornirci hanno avuto delle difficoltà. Noi contiamo che per il 21 sia tutto finito, ripeto, a meno di piccole e marginali opere di finitura, di sistemazione. Da questa settimana verificheremo la funzionalità di tutti i tornelli, stiamo facendo la stessa cosa per la sala GOS, quindi il sistema delle telecamere. Insomma, noi pensiamo che ci presenteremo all'appuntamento con la commissione e con la presentazione della domanda di iscrizione, diciamo, con uno stadio perfettamente a posto.